velocissimo flash su quello che sta succedendo rispetto al piano nazionale di prevenzione che è appunto in corso di stesura per il periodo 2020-2025 rispetto a questa tematica qua di cui ci occupiamo oggi. Come ha detto Antonella, in effetti ha assunto un'importanza fondamentale, sarà monitorata ovunque nel piano nazionale, nei piani regionali, quindi cerchiamo un attimo di capire come e ci aiuterà sicuramente nel lavoro che ci apprestiamo a fare. Il piano nazionale in discussione a livello nazionale è oggi, adesso, in una riunione che inizia adesso, a Roma, il coordinamento di tutte le regioni, quindi tutti i responsabili della prevenzione delle diverse regioni, vedono e discutono una bozza di piano nazionale che è articolata su questi macro obiettivi. Quindi voi avete già visto queste cose, quindi perdonatemi se alcune cose le ripeto, le avete già sentite. Si articola in 6 macro obiettivi ampi, trasversali, molto inclusivi, e il quadro logico, cioè la struttura del piano, per ciascun macro obiettivo prevede di individuare obiettivi strategici, linee di intervento, alcuni programmi predefiniti, adesso non entro nello specifico, ma appunto con alcuni di voi si è già detto, no? Che sono individuati già a livello centrale alcuni programmi che poi le regioni dovranno inserire nei propri piani regionali di prevenzione, quindi hanno già contenuti, obiettivi, indicatori prefissati a livello centrale. Vengono individuati anche i LEA di riferimento, quindi c'è un collegamento molto più diretto con i LEA nuovi. E poi nell'ultima colonna sono previsti gli indicatori di salute ed equità, e qui già iniziamo ad avvicinarci un po' alla tematica che ci interessa oggi, di cui ci occupiamo oggi, perché un po' come nel precedente piano avevamo, se ricordate, tutta una serie di indicatori centrali che avevano la funzione di misurare un po' l'andamento di vari aspetti legati però in teoria alla salute, quindi dovevano essere indicatori di salute, anche se in alcuni casi non si presentavano proprio. Allora, lo sforzo che si sta facendo in questo nuovo piano è proprio di individuare indicatori di salute, di outcome, che il più possibile ci aiutano a capire l'impatto delle nostre azioni, e di equità, perché alcuni di questi dovrebbero essere anche declinati per, in base alle dimensioni sociodemografiche, al fine di valutare, dice il piano, l'impatto degli interventi sulle disuguaglianze di salute. Quindi l'idea è quella di misurare questi indicatori all'inizio del piano, che nel percorso e poi sicuramente al termine del periodo 2020-2025, quindi valutare che cosa è successo e come si sono modificati questi indicatori. Quindi, come vedete, il tema dell'impatto sulle disuguaglianze è di sfondo a tutto il piano. Poi, un altro aspetto importante è che il piano nazionale prevede alcuni, prevede alcuni tra i vari principi generali, questi in particolare, che sottolineo, sono si trasformano poi in azioni che sono trasversali a tutto il piano, quindi l'intersettorialità, la formazione, la comunicazione, su cui non mi soffermo, e l'ultimo, l'attenzione all'equità degli interventi, che dovrà concretizzarsi nei piani regionali attraverso la documentazione dell'aver adottato un approccio di Health Equity Audit all'interno di alcuni ambiti prioritari definiti e aver poi valutato questo processo, cioè come abbiamo applicato questo processo e che risultati abbiamo ottenuto. Quindi i principi generali che si trasformano in azioni trasversali a tutto il piano e che poi saranno oggetto di certificazione. Come sapete, il piano di prevenzione è un LEA, viene valutato al tavolo adempimenti e viene certificato come LEA. Il monitoraggio certificativo dei programmi dei PRP 2020-2025 si baserà su due tipologie di indicatori. I programmi, ci saranno gli indicatori specifici di programma, quindi indicatori che misurano il raggiungimento di obiettivi specifici per quegli ambiti, e però solamente per quanto riguarda i programmi predefiniti di cui ho parlato prima, cioè per alcuni programmi che sono stati individuati, che sono già contenuti all'interno del documento del Piano Nazionale della Prevenzione e che le regioni assumeranno all'interno dei propri piani regionali, saranno previsti indicatori specifici di programma e va bene, e misureranno sostanzialmente l'attuazione di quelle azioni che vogliamo che tutte le regioni
attuino. Ma poi ci saranno anche degli indicatori riferiti alle azioni trasversali, quelle della slide precedente, quindi l'intersettorialità, la formazione, la comunicazione e l'attenzione alle disuguaglianze. Quindi questo aspetto sarà misurato e certificato in tutti i programmi dei piani regionali di prevenzione, sia i programmi predefiniti, sia i programmi non predefiniti, cioè liberi, cioè i programmi che le regioni andranno a costruire sulla base, diciamo, della propria realtà regionale. Quindi questa è un'informazione importante che volevamo trasmettervi oggi per dire quanto è importante che noi lavoriamo su questo aspetto, perché verrà misurato e certificato a livello nazionale. Come verrà misurato? Su questo c'è un po' di discussione in corso. Devo dire che le idee non sono ancora chiarissime, perché siamo tutti consapevoli che sia un argomento difficile che richiede davvero strumenti condivisi, e non siamo ancora tutti così preparati su questo e così allenati. Però possiamo fare un esempio. Parlavo appunto di programmi predefiniti. Quello che è già un pochino più strutturato e consolidato è il programma Scuole che promuovono salute. L'obiettivo legato all'azione trasversale equità è formulato così, ed è formulato così in realtà in tutti i programmi. Okay? Tutti i programmi predefiniti che attualmente sono previsti dalla bozza di piano di prevenzione hanno un obiettivo sull'equità formulato così: orientare gli interventi a criteri di equità, aumentando la consapevolezza sul potenziale impatto in termini di disuguaglianza delle prassi organizzative. C'è un obiettivo abbastanza generico, come possiamo vedere. È stata fatta questa scelta perché è molto difficile, come dire, calare l'obiettivo dell'analisi dell'equità sui programmi e sugli ambiti specifici. Il tentativo è stato fatto, e noi come Piemonte abbiamo anche contribuito a provare a fare questo tentativo, ma era molto difficile poi calarlo sugli altri ambiti oggetto degli altri programmi. Quindi alla fine la scelta che il Ministero ha fatto e che sta condividendo oggi con le regioni è quella di avere un obiettivo abbastanza generale e uguale per tutti i programmi, che ha un corrispondente indicatore che è stato chiamato, per facilità di comprensione, lenti di equità, per dire come applichiamo le lenti dell'equità al nostro specifico programma, che ha come formula semplicemente adozione dell'ente equity audit, e come standard, cioè come atteso, la progettazione, l'applicazione, il monitoraggio e la documentazione dell'ente equity audit ogni anno a partire dal 2021. Quindi diciamo che sostanzialmente il 2020, se le regioni concorderanno su questo, sarà un anno, diciamo, di programmazione, e quindi molto probabilmente non ci saranno indicatori certificativi sul 2020, quindi in realtà sarà a partire dal 2021 che saremo valutati su tutti gli indicatori, compreso questo. E quindi si partirà con la progettazione all'inizio, la progettazione dell'Health Equity Audit, che poi proseguirà, dovrà essere monitorata nella sua attuazione e al termine del periodo del quinquennio valutata nei suoi risultati. Un'idea di percorso che poteva essere, che, insomma, si era pensato di includere anche come nota esplicativa di questo indicatore, spiega un po' meglio i passaggi. Quindi all'inizio il processo include una sorta di elaborazione di profilo di salute e di equità, cioè un'analisi della popolazione che mi interessa nell'ambito di quel programma, la popolazione di riferimento, che mi porta a identificare delle aree e dei gruppi più a rischio di esposizione, più vulnerabili, sui quali quindi dovrò concentrarmi in modo particolare. Pertanto gli interventi del programma vengono adeguati in questo senso. Ultima fase, valuto l'impatto che hanno avuto le mie azioni seguendo questo percorso, questo processo. L'idea anche che è venuta fuori anche in questi mesi di stesura, di elaborazione del piano, era anche quello di fornire alle regioni degli strumenti predefiniti per fare questo, cioè per documentare la progettazione, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione dell'EA,
l'idea è che tutte le regioni abbiano delle griglie e degli strumenti uniformi, sostanzialmente che dobbiamo rispondere a delle domande e non raccontare cosa abbiamo fatto, perché altrimenti diventa, come dire, troppo generico e ogni regione racconta in maniera così soggettiva quello che fa o non fa e non è poi valutabile a livello centrale. Quindi quasi sicuramente, anche grazie al progetto e alle, insomma, alle attività che si stanno facendo a livello nazionale, saranno forniti delle griglie o delle checklist, delle domande guida che ci aiutano in questo percorso. Quindi a partire dall'elaborazione del profilo e dall'analisi della popolazione fino alla valutazione dei risultati di quello che abbiamo fatto. Spero che sia più o meno chiaro, mi spiace, è un po' ancora fumosa questa cosa, ma perché, come dico, è un documento in bozza, viene discusso oggi, potrebbe anche cambiare, perché le regioni potrebbero anche decidere che questa impostazione non piace. È stato sottolineato perché in effetti è molto impegnativo questo, perché decidere di fare questo processo per tutti i programmi, e al momento abbiamo 13 programmi predefiniti, e in più avremo altri programmi liberi, perché dovremo comunque includere nei programmi del nostro piano tutti gli obiettivi strategici del piano nazionale, quindi dovremo avere un piano regionale abbastanza ampio e inclusivo, e per tutti i programmi prevedere questo. Io sono consapevole che è davvero impegnativo. Siamo già un pochino avanti, però. Sì, diciamo che sulla scuola quantomeno stiamo già cominciando, abbiamo già cominciato sullo screening anche, abbiamo detto dell'appuntamento del 10, insomma, il Piemonte è già in cammino. Questa precisazione, al di là del fatto che poi questo sia effettivamente l'indicatore definitivo o meno, è importante non tanto per preoccuparsi o meno di questo indicatore, appunto, prima di preoccuparsi aspettiamo che lo definiscano nella sua versione finale. Diciamo che il concetto che volevamo passarvi oggi è che certamente il tema dell'equità sarà molto importante nel prossimo piano e andrà affrontato decisamente. Quindi diciamo che oggi stiamo lavorando e lavoriamo già per il prossimo piano. Sì, siamo sulla strada buona. Siamo sulla strada buona.